È un uomo che ha in mente le bellezze della moda, dell'abbigliamento, dei canoni classici anche, la costruzione delle spalle, le tipologie dei materiali, i filati, il fatto che certi tessuti vanno trattati in un certo modo. Quindi un uomo che ha cultura, ma che guarda al futuro. Per cui i riferimenti sono dei riferimenti soltanto da un punto di vista stilistico, ma poi sono contaminati dalla street art, dai graffiti, da materiali nuovi, il nylon con la carta, il nylon con la seta con la canapa. Quindi c'è una fusione fra vecchio e nuovo, una contaminazione quasi contraddittoria che crea però questi look, questi capi molto nuovi come la giacca doppia. L'idea però l'hai vista anche nelle uscite finali, la tail jacket non è portata con la camicia e la cravatta o con la camicia e la sciarpa, ma è portata con la t-shirt e con il pantalone morbido di cotone, per cui questa contaminazione secondo me può creare dei look molto nuovi e molto moderni.